Dunque mi arriva questa domanda da Ivan, che ringrazio e vado a leggere. Nel settore della ristorazione, barista, cameriere, bartender, che margini di stipendio ci sono? Mi piacerebbe tanto se riuscissi a fare un video dove approfondisci un po' su chi vuole lavorare nell'isola. Non per aprire un'attività, ma semplicemente per chi aspira ad uno stipendio degno e riuscire a mettere qualcosa da parte nella tranquilla e selvaggia Lanzarote. Ecco, sai quando c'è il presentimento che quello che stai per dire ti frutterà un sacco di insulti nei commenti? Ciao a tutti da Fabrizio e bentornati qua sul canale. Allora, faccio questo preambolo su tutti i video in cui parlo delle Canarie. Quelle che andrò a elencare qui di seguito sono solo ed esclusivamente le mie opinioni personali, frutto dell'anno e mezzo di vita che ho passato qui sull'isola. Racconto in buona sostanza quello che vedo io e come mi sembra che stiano le cose, ma non prendete quello che vi dirò come oro colato, perché nessuno alla fine della fiera ha la verità in tasca. Quindi per favore, non fate subito a gara di insultarmi nei commenti, perché quello che dico non lo dico né per incoraggiare né per, tantomeno per scoraggiare qualcuno, ma prendete invece il contenuto di questo video come i consigli di un amico o magari anche solo di un conoscente. Bene, tolto questo sassolino dalla scarpa, caro Ivan, ora vado a risponderti. Ho pensato di organizzare questo video in 7 punti. Vamos! Punto numero 1, lo spagnolo. Se volete lavorare a Lanzarote, in qualsiasi ambito, lo spagnolo lo dovete sapere. Non è tanto questione che i clienti dei locali siano inglesi e per cui basta l'inglese. È questione che qui siamo in Spagna e in generale i datori di lavoro ovviamente preferiscono assumere chi parla la loro lingua. Questo non vuole assolutamente dire che non possiate trovare lavoro magari da un titolare inglese o italiano, ma se lo spagnolo non lo sapete, qui ovviamente troverete la cosa molto lunga, e questo ovviamente vale in qualsiasi settore. Punto numero 2, l'inglese e le altre lingue. Nel turismo anche l'inglese è obbligatorio e assieme allo spagnolo sono proprio il minimo indispensabile, e lo dovete sapere anche abbastanza bene, diciamo un po' più in versione slang da strada, perché qui quando qualcuno vi ordina da bere o da mangiare lo fa come parlerebbe al suo amico o vicino di casa, e non lo fa sicuramente nella versione più da Oxford e quindi tutto bello pulito e tranquillo e lento, senza considerare che poi di mezzo ci sono anche un sacco di accenti delle varie zone di provenienza. Più lingue sapete sicuramente e meglio è, tra queste tedesco e francese, ma più importante è il tedesco, oppure ancora il norvegese. Certo, per carità, non è che qui sia pienissimo di norvegesi, ma comunque ce ne sono abbastanza, anche se nessuno alla fine penso vi metterà come requisito fondamentale il sapere questa lingua. Ma ripeto, più lingue sapete e chiaramente meglio è, ma sicuramente minimo inglese e spagnolo. Punto numero 3, il CV. Dunque, io sono libero professionista, quindi questa cosa mi tocca veramente molto poco, ma da quello che mi raccontano qui il curriculum deve essere molto stringato, una paginetta e basta. Mettete solo le esperienze che avete fatto nel settore per cui state cercando lavoro, le lingue che parlate, i vostri contatti ed anche una foto. Anche perché nel turismo, lavorando a diretto contatto con le persone, una foto la vorranno vedere e così poi si ricorderanno anche che faccia avete. Punto numero 4, come mandarlo il CV. Dunque, qui c'è un distinguo da fare. Per le grandi strutture tipo gli hotel, il CV lo potete mandare sia via mail che anche rispondendo agli annunci di lavoro online, mentre invece per le piccole strutture tipo ristoranti, caffetterie e via dicendo, mandare una mail non serve assolutamente a niente. Dovete presentarvi fisicamente con un CV cartaceo. Anche nelle grandi strutture ovviamente potete presentarvi col vostro curriculum cartaceo in mano, però è più facile che non troviate magari la persona responsabile delle risorse umane lì alla reception e quindi magari che il vostro curriculum possa finire nel cestino. Punto numero 5, sì, ma come mi presento? Allora, state cercando lavoro nel turismo. Quando vi presentate per lasciare un curriculum, dovete essere un po' spigliati e simpatici. Infatti state vendendo la vostra immagine in pochi secondi o pochi minuti, quindi cercate di giocarvela bene. A volte mi capita di vedere delle persone che vanno a portare dei CV nei locali dove magari io sto prendendo un caffè ed essere troppo timidi ed impacciati. Ovviamente vi capisco, ma così non va. Punto numero 6, gli stipendi. Allora, il punto è estremamente delicato, però vi parlo di quello che vedo, e io vedo anche fin troppe persone lavorare per 5-6 euro l'ora e per un sacco di ore durante il giorno, per portarsi a casa alla fine del mese quanto? 900 euro al mese. E ne vale veramente la pena? E questo riguarda proprio bar, caffetterie, gelaterie e locali similari. Gli hotel invece di solito offrono contratti decisamente migliori e con paghe anche migliori, che di solito si aggirano tra i 1200 e i 1300 euro al mese. Quindi il mio consiglio è proprio di puntare sulle strutture un po' più grandi, e qui voglio fare anche un po' di polemica. Sì, perché non è tollerabile un sistema dove dei lavoratori, per quanto magari di
di bassa specializzazione e comunque bassa specializzazione, intanto devono parlare minimo 2-3 lingue, vengano pagati 5-6 euro all'ora e spesso anche con contratti che non sono proprio completamente regolari. E poi qui ci sarebbe da fare tutto un dibattito, ma è meglio che passiamo al prossimo punto. Punto numero 7, professionalità ed esperienza. Ricordatevi intanto una cosa, c'è sempre spazio per chi sa fare il suo lavoro. Se avete esperienza e siete una figura professionale di un certo livello, secondo me il lavoro dovunque lo troverete. Certo che magari il responsabile totale e globale di un hotel non ci metterà 5 minuti a trovare lavoro, questo perché magari non ci sono posizioni aperte in quel momento, ma secondo me la professionalità paga, sempre. E veniamo quindi alle conclusioni. Trovare lavoro qui non è una passeggiata, anche e forse soprattutto nella ristorazione. Possibilità ce ne sono tante, però i pacchi sono anche altrettanti, quindi state sempre all'occhio e sappiatevi muovere bene. Detto questo, se il video ti è piaciuto o magari ti ho lasciato qualche informazione interessante, lasciami un mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale. Se poi vuoi raccontarmi la tua esperienza o magari dei dubbi, lascia tranquillamente un commento qui sotto. Con questo è tutto, a presto per il prossimo video, ciao!